In studio con Stefano Poletti in Arte Rustic, con il quale ovviamente non si può che parlare di ciclismo e parlare di ciclismo su più fronti, quello più turistico, quello più avventuriero, sempre però con un occhio, meglio con una telecamera di attenzione. Benvenuto Stefano. Ciao Roberto e ciao a tutti i telespettatori. Ebbene sì, abbiamo detto più ciclismi ma sempre con una telecamera, questo sostanzialmente è il tuo mestiere e anche la tua passione. È la mia grande passione, sono amante del ciclismo a 360 gradi e amo partecipare alle gare in mountain bike con una bella GoPro in testa e riprendere, divertirmi e godere dell'esperienza unica che si può vivere a una competizione di mountain bike. E dall'altro lato scoprire anche tutto quello che l'Italia può offrire, che in termini di panorami, territorio, accoglienza, arte culinaria, mostre e quant'altro, insomma siamo al top nel mondo. Beh, l'Italia è bellissima da nord a sud e da est a ovest. Presenta delle differenze, delle caratteristiche proprio sia come tracciati che come paesaggi totalmente diversi nel raggio di pochi chilometri. Basti pensare le Alpi con dei sentieri alpini in mezzo appunto pini e boschi molto lunghi, piuttosto che arrivare a paesaggi più secchi, più rocciosi della Liguria o dell'Appennino, quindi è bellissimo. Ma ne parleremo, noi iniziamo il nostro percorso grazie alla tua presenza invece proprio dall'MTB, anche un MTB bella robusta, bella tonica, bella emozionante, ed è quella della Transvarajta. Annunciaci tu questo video che vedremo a brevissimo, ma soprattutto di che tipo di gara si tratta, poi i nostri amici lo scopriranno con le immagini. Brevissimo, la Transvarajta è una gara di 4 giorni nelle valli, nella Val Varajta, appunto in provincia di Cuneo, in Piemonte. È una gara alla cieca, quindi i concorrenti non conoscono realmente i sentieri che andranno a percorrere durante i 4 giorni, ed è più un'avventura, dove tutti i giorni ci si sposta da un paesino all'altro, che permette di scoprire la valle sia da un punto di vista sentieristico, quindi capire che tipo di sentieri si trovano, sia da un punto di vista proprio panoramico. Siamo ai piedi del Monviso, dico solo questo, ma lo si potrà vedere durante il video. Allora l'andiamo a vedere, l'ha annunciata e non poteva essere che così chi l'ha percorsa e ora ce la mostra attraverso la sua telecamera. Oh, vale. Eccoci ragazzi, in questo momento siamo in un trasferimento, dobbiamo fare a piedi, è obbligatorio appunto non salire in bicicletta dal momento che è un sentierino molto esposto, fa parte di questo sentiero e fa parte di questa formula della Transvarajta che è veramente puro ciclo, alpinismo, enduro, insomma un mix di tutto. Ecco signori e signori, in mezzo alle nubi abbiamo Mister Monviso. Ieri abbiamo passato una giornata stupenda con la Transvarajta, abbiamo percorso 3 prove speciali, un prologo, una prova speciale di circa 6 minuti e mezzo, molto alternativa, e infine abbiamo raidato una bella speciale notturna. Ale, ale. Ok ragazzi, oggi siamo alla seconda tappa di questa Transvarajta, ci troviamo a Bellino, al rifugio Melezze. La tappa prevede una sola discesa molto lunga, 1500 metri di dislivello negativo e altrettanti positivi. Chiaramente una gara alla cieca, quindi non si saprà esattamente cosa si andrà a fare, ma si sa solamente che avremo tante ore con la bici a spalla. Detto questo, vi racconterò dopo questa giornata cosa avremo vissuto. È il bello delle gare a tappe alla cieca. Concentrati, vieni, ti porterò a casa. Dai. Cosa vuoi? Vai Rusti! Vai Rustichella! Vai a prendere!
meglio. Quella là cos'è, te, che sei locca? No, quella là adesso non trovo, di quello lì è Rocca Senghi. Quella pietra lì dove c'è una bellissima ferrata che sale su e... Ma... Siccome sono il professor Rustic, geografia 4. 4. Sono gasatissimo, il posto è bellissimo e anche proprio i sentieri. Adesso inizia il bello perché siamo in alta montagna. Ci vediamo dopo. Yeah! Che siamo qua alla fine della prima prova speciale della terza giornata di questa Transvarieta, una speciale che è durata all'incirca 15 minuti. Com'è andata? Sta salita? Dai, mi sono divertito, molto bella la prima speciale di oggi. Completa, c'era di tutto, dal pedalato al guidato in mezzo al bosco, al veloce, alle curvette tecniche del sottobosco, la roccia, guidato te, cioè veramente era... Difficile trovare una speciale così completa in giro, lunga, fisica, insomma, da tutte. Mi sono proprio divertito, molto bella. Un po' stanco adesso. La salita? Allora, sono abbastanza devastato. Se trovassi gli organizzatori, credo che gliene direi qua. No, scherzo, beh, è impagabile la vista che hai qua, eh. Abbiamo di là il Monviso. Altri 20 minuti di discesa. Di così. Da che volte! Non ne ho più, ma con calma si va. How are you, my friend from Deutschland? Yeah, I'm good. Yes, do you like this kind of trail? Yeah, the trail was pretty good. Yeah, it was, man. Rocky and fast. And, yeah. Secondo me è la più bella perché era da guidare veramente tanto in mezzo al bosco. Speciale completa, e qua gli organizzatori ci fanno vedere che non basta avere la gamba, non basta avere la passione, ma bisogna avere tutte le qualità, dal fondo a spingere, esplosività, tutto. Tanto davanti il nostro amico Richie Rudd scandisce il passo.
in quest'ultimo lungo trasferimento. Dopo 4 giorni, siamo già, dopo 3 giorni di gara, siamo già oltre l'ora 10 di prova speciale. Oggi altre 2, non mi ricordo più quanti mille metri di slivello fra portage, pedalato, seggiovie, ma siamo un po' tutti provati stamattina. Eh? Ah, non si può scendere in bici? Ok, grazie. Ed eccoci, questo qua è un esempio di trasferimento. Abbiamo qua le corde da utilizzare, visto comunque il sentiero è parecchio esposto. Guarda lì, questa è la carovana della Transvaralta che arriva. Ah, occhio alla seconda fettuccia, c'è un buco, si passa bene, ma è una compressione corta, quindi occhio. L'abbiamo sentita, molto bella però. Sono forse più difficili i trasferimenti delle prove speciali. Intanto qua mi sto stringendo le chiappette, è parecchio scivoloso. Voilà, via che si continua. Il GPS dice che siamo a 2,5. Guardate qua che c'è la terra sotto di noi che si sbriciola. Adrenaline. Ragazzi che arrivano. Mi piacerebbe ricordare che questa gara è un mix veramente completo di tutto. Perché? Perché si utilizzano gli impianti di risalita, come starete vedendo in questo momento, ma allo stesso tempo c'era anche tanto da pedalare e anche tantissimo portage. Livello di guida all'interno dei sentieri l'hanno trovato, dallo scassato, il veloce, il dritto, il guidato, il tecnico, il pedalato. L'unica cosa ancora non ho trovato è il flow vero, quello tipo in stile, nel stile forenduro. Cosa ne pensi di questo format di gara? Bellissimo, è la prima volta che è una nuova esperienza per me ed è penso che la più bella che ho mai fatto in bicicletta e penso di farne molte altre, non solo qua se la rifaranno perché sono bravissimi tutti, ma all'estero, altrove, fatene di più così. Bici, scuola da fare. Tutto a posto. Fa bello, è finita, viva la birra, il campione. Un campione, hai vinto la Transvaralta? Sembra di sì. Ah sì? Com'è andata oggi? Bene. Ti sei divertito? Ho spento tanto nella prima, la seconda avevo usato un po' più la testa. Adesso scusa ma bevi, devo fare le cose importanti. Guarda qua gli aminoacidi giusti. Un veterano dell'enduro MTB Italy, come stai mister? Buongiorno a tutti, tutto bene? Bellissima giornata anche oggi, anche se il meteo sarà forse un po' inclemente verso pomeriggio, ma speriamo di superare anche questo ostacolo. Come sta andando questa tua ennesima stagione di enduro? Beh, diciamo che quest'anno stagione di enduro è una parola molto grossa. Causa Covid, aspettiamo
settembre magari per dire se riusciamo a fare un paio di gare. Qui questa non è neanche una gara, è proprio un divertimento puro. Grazie. Stare in famiglia con i biker di tutta Italia, anche stranieri, ci vengono a trovare ogni anno, belgi, francesi, austriaci, olandesi. Yes, man. No. Very good, kids. English for our international followers. Oh, yeah. I will try. No, it was very physical to hike up. Also on top and 2,800 is a little bit hard. But the trails, it's amazing. It's a lot of fun, really fast, really technical. It's blind races over more days. It's the perfect race situation. It's, for me, it's the best. I don't know. I think top 10 for sure. Maybe with a little bit luck, could work top 5. I can't remember. Cosa ne pensi della trap? Una musica di me. Bellissime, bellissime queste immagini, c'è emozione ma c'è anche tanto divertimento, forse questo è il vero collante di questo tipo di manifestazioni e della Transvarietà in particolare. È alla base, se non c'è passione, divertimento, la voglia di scoprire, di viaggiare e quel pizzico di adrenalina, non si va a partecipare a una gara del genere. E inoltre è una sfida con se stessi, ma prima di tutto, Roberto, c'è il divertimento sicuramente. C'è la possibilità di incontrare naturalmente anche tanti atleti stranieri, perché queste sono gare che appunto basate, come ci dicevi Stefano, sul divertimento riescono ad avvicinare persone con differenti culture da più nazioni d'Europa. Beh, durante il video avrete visto sicuramente alcuni concorrenti dalla Germania, dall'Austria, c'era un inglese, francese, insomma, nonostante il periodo che era l'anno scorso, quindi eravamo comunque in un anno un po' particolare dovuto al Covid, e ci tengo a sottolineare che quest'anno ci sono già delle iscrizioni, cioè le iscrizioni sono già praticamente al completo per la Transvarietà, e ci sono tanti atleti anche stranieri, quindi è un ottimo segno, è un segno che appunto l'Italia è apprezzata, e questa competizione che ho visto un po' nascere qualche anno fa in Slovenia, perché con gli organizzatori stiamo parlando di questa gara in Slovenia nel 2018, adesso è già al completo. Un'ultima curiosità, hai detto una gara alla cieca, il vero format qui mi sembra discesa e birretta. Allora, diciamo che è una maniera diversa di interpretare la gara. Non conoscendo i percorsi si va a scoprire il lato un po' più artistico del mountain biker, quindi si va a interpretare per la prima volta un sentiero che non si conosce, e dunque anche ad affrontare con delle linee, quindi con delle traiettorie un po' casuali, un po' istintive. Infatti la guida istintiva è quella che premia, e sicuramente la birretta, essendo appunto un gran divertimento, sì c'è la gara ma è prima di tutto un gran divertimento, un'esperienza, c'è sicuramente la birretta. Allora, grazie a Stefano Poletti in Arte Rustic per questa prima fotografia. La prossima volta invece la andremo a fare un'altra di carattere ben differente, andando ad occuparsi proprio di un territorio da un punto di vista più turistico, più probabilmente per tutti. Grazie Stefano. Grazie a te Roberto e a tutti i telespettatori.